Perché uno dei luoghi comuni della campagna che si sviluppa è che i parlamentari, in particolare i deputati, godono di stipendi d'oro. Ora, io ho qui con me il cedolino del luglio 2023 che tutti avete ricevuto, da cui risulta che l'indennità lorda parlamentare è 10.435 euro, da cui giustamente, e sottolineo giustamente, vengono defalcati il prelievo IRPEF, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati, a proposito vitalizi, per la previdenza sono 1.000 euro al mese che vengono defalcati, le addizionali regionali, le addizionali regionali e le addizionali comunali. Fatti tutti questi giusti prelievi, l'indennità netta di qualsiasi deputato, tutti noi, perché questo cedolino è uguale per tutti, è 4.718 euro al mese. Va bene così? Sì, e dico va bene così. L'unica cosa che chiederei a tutti i colleghi è d'ora in avanti, ogni qualvolta viene sentite dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di stipendi d'oro, non è vero, perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro.